Pregherei lunghe di fare smanianza. Domande brevissime e non lunghe, così poi rispondiamo. E di questo se ne è parlato, comunque si è cominciato a parlare di questa cosa in provincia al minimo 6 mesi fa. Perché non si è fatta una riunione con i cittadini di Bussana? Per sentire anche il loro parere, che sono 35 anni che si cuccano la rumenta di tutta la provincia. Ecco, io desideravo prima di tutto ricollegarmi a quello che aveva detto lei. Si ricorda quando è stata commissariata la provincia d'Imperia? L'unica provincia in Liguria ad essere commissariata. Ora, noi stiamo patendo tutti, diciamo così, le inadempienze che la provincia ha portato avanti in questi 15 anni. Perché noi cittadini di Bussana dobbiamo pagare, le spiego perché. Perché, forse è il dottor Gorlero, l'avvocato Gorlero se lo ricorderà, c'era già una delibera del 31 luglio del 1996 del Comune di Sanremo che già aveva stabilito che in Bussana avremmo detto basta alla discarica da fuori provincia, basta sul nostro territorio inceneritori, perché era già 20 anni, adesso siamo a 35, che sopportavamo questi disagi e c'era una delibera ad hoc del Comune di Sanremo. Cosa è successo? Nel frattempo, con l'ATO, tutti i comuni, tutti d'accordo, era stato stabilito quello che doveva essere l'impianto nella zona B perché era baricentrico della provincia. Mi spiega altro, diciamo, errore, e quindi lì è imputato a senz'altro una persona, della provincia di Imperia, che ha stoppato questo impianto che noi adesso andiamo a fare a Colli, lei mi dice tra 2 anni, e io glielo confermo, perché questo impianto l'abbiamo visto con tutti i politici della provincia a Bruxelles, ad Avignon, ci siamo andati con tutti quelli che c'erano, cittadini di Bussana, abbiamo visto come funzionava, che avevi in mano, in 2 anni ce lo davano fatto, con 51 miliardi mi sembra che avessero voluto, che avevi in mano impianto finito, non era inceneritore, non era niente, Bussana aveva detto sì, va bene. Come mai la provincia parte per l'appalto di questo benedetto impianto sempre ai Colli? Noi a Bussana non avremmo più avuto l'immondizia dopo 2 anni, perché il chiave in mano era 2 anni dopo. Improvvisamente un tecnico ingegnere della provincia stoppa il tutto. Come mai? Per favorire forse chi e come? Così cos'è successo? Stoppa tutto, sta via dicendo, andiamo avanti ancora con la discarica di Bussana. E continuiamo in questo modo. Poi un'altra cosa che adesso mi viene in mente, perché non connetto più tanto bene, perché le cose mi vengono in mente man mano che voi parlate e quindi non posso stopparvi, la faccenda che voi dite stiamo 2 anni, adesso qui lo dico, qui lo nego, ma noi di cittadini di Bussana lo sappiamo, perché alla sera quelli che sono, che hanno le campagne su di là, lavorano anche di sera per portarsi avanti qualche cosa. Non arrivano mica rifiuti da solo dalla provincia nostra, sapete, arrivano province speciali, rifiuti speciali anche da altre province, la gente lo sa, lo vede, Io personalmente sono andata tante volte in provincia LAR per dire venite a fare un controllo. Il tempo che uscivo dalla provincia c'era già la telefonata qui che lo sapevano ed era tutto a posto. Tante volte tramite il nemico mi ero anche supportata con delle rilevazioni aeree con l'elicottero, che erano chiaramente fatte, però tutto è passato tutto così. Le mie denunce ci sono tutte in procura, ci sono tutte. Poi caso strano, chissà perché intanto sono lì. Un'altra cosa, io mi voglio chiedere questo. Lei parlava di non fare, ero andata anche in regione, avevo parlato con i vari capi, con l'assessore allora, quindi l'avevamo ben approfondita la cosa. Logicamente le discariche a cielo aperto non dovevano più esserci dopo il 2000. La necessità ha voluto che dovessimo continuare per l'inerzia di questi operatori provinciali. A loro dovremmo dare la colpa di questo disastro ambientale, perché noi in Bussana continuiamo a patire questo disastro. In quanto, scusate perché adesso io c'ho il vuoto che dicevo, volevo dire appunto, aspettate un attimo, perché ecco, quando parlo ogni tanto poi mi viene il vuoto, quando ho troppe cose in testa da poter fare.
Ecco, allora volevo dire questo. Della discarica, ecco, di Colletto, ecco, volevo affacciarmi a quell'altra lì di Imperia. Noi adesso andiamo a fare un buco, ad ampliare, a fare un qualche cosa, a ferire un territorio che è già molto ferito. Io mi chiedo, c'è un altro territorio vicino a noi, che è quello sopra il porto turistico bellissimo di San Lorenzo al Mare, pronto ad accogliere già i rifiuti provinciali, bello che pronto, c'è, è tutto lì, solo aspettano i camion che riversino, non c'è da ampliare, non c'è da tagliare, non c'è da far niente. Come mai dall'alto qualcuno ha bloccato l'autorizzazione a questa ditta a conferire lì i rifiuti? Perché quando questa ditta conferiva con l'autorizzazione della provincia, quindi, beh certo, Ponticelli conferiva con l'autorizzazione della provincia, era in regola, metteva lì i rifiuti, ha fatto l'ampliamento e ce li portava. Tutto bello pronto, no, improvvisamente qualche ordine dall'alto ha dovuto licenziare 20 persone. Ma sequestrata, ma perché se lo chiede cosa c'è dietro che è stata sequestrata? Ma se questa ditta opera con un'autorizzazione della provincia, perché ce l'aveva, non opera più, certo, adesso ha dovuto bloccare, licenziare le persone, però adesso a settembre, per fortuna è quello che volevo dirvi, inizierà la querela tra la ditta e la provincia. Io vi pongo questa domanda, e se la ditta, come ha buone probabilità di vincere la causa perché le sue carte ce l'ha, era assolutamente in regola, come andremo a finire? Che noi avremmo fatto il buco su Bussana per rimettere degli altri rifiuti per 2 anni che l'altro ha già firmato, perché allora Sanremo poteva dire facciamo 6-7 mesi, perché abbiamo visto a Napoli, quando c'è un'emergenza cittadina si aprono anche delle discariche, scappino, il sindaco ha detto apriamola, c'è un'emergenza, l'apriamo. Qui c'è la magistratura che l'ha bloccata. Allora questa pratica, invece di farla andare avanti 2 o 3 anni, sveltiamola, andiamo a vedere il perché la magistratura l'ha bloccata, se ci sono veramente gli elementi per bloccarla o se è stata una buttada di qualcuno perché dava fastidio al porto turistico di San Lorenzo e avrebbe abbassato le quotazioni di ville, villette, posti barca e compagnia. E per i gabbiani, certo, un porto turistico con tutti i gabbiani lì sopra non avrebbero venduto come dovrebbero avere. Noi sappiamo qui il monopolio dei porti turistici in provincia a che sono a chi fan capo e ogni giorno leggiamo qualcosa sul giornale. Ora perché Bussana deve patire per la furbizia, l'astuzia, la voglia di arrivare di altre, l'ingordigia di certe ditte che senz'altro qualche cosa... Io non voglio accusare nessuno, ma non può esserci solo una ditta che fa questo, ci deve essere una commistione di interessi, di persone, di politica, di affari, di tutto, che è poco chiara, che il privato cittadino come me non capisce. L'ultima cosa che le dico proprio per stringere è che mi chiedo, quella che ho detto prima, come mai a settembre il Ponticelli andava a 97? Il Ghilardi andava a 101, improvvisamente vado a 178, adesso con ancora il monopolio, perché se rifinisce il monopolio andiamo a 152-53 e la provincia ci fa lo sconto di 1,50, andiamo a 150 e l'altro ci riguadagna 50. Se conferiva a 101 a settembre, come facciamo adesso ad arrivare a 150? Paghiamo noi, o dentro questa somma c'è compreso tante altre cose che non possiamo dire? Sì, sui costi di smaltimento attuali sono caricati gli oneri post gestione della discarica Ponticelli. Ora adesso è un discorso complicato da fare, ma prova a spiegarlo. Quando in tariffa si paga in tariffa, diciamo, il costo di smaltimento, nella tariffa ci sono gli oneri legati alla costruzione, alla gestione e alla bonifica di una discarica, che sono quindi i famosi oneri post gestione. Nel conferire nel periodo passato in parte a Colletto Ozotto, in parte tutta la parte, diciamo, del Levante, della provincia,
e una parte anche Sanremo, quando ha conferito per un periodo a Ponticelli, non mi ricordo in quale periodo, e in quel periodo in tariffa non si faceva pagare, perché non era stata ancora determinata l'onere post gestione. In questo momento credo, ma vado a verificare, che per recuperare dai comuni gli oneri post gestione che non hanno pagato in 7-8 anni nel conferimento a Ponticelli, si è andata a caricare sui ruoli attuali, per cui è un recupero che grava sui comuni, che è legato agli oneri post gestione. Esatto, esatto. E allora quello che dico prima, andiamo a colpire queste persone, questi amministratori provinciali che non sono stati all'altezza. Basta del loro votare la prossima volta. Perché se io sbaglio, come basta non votarli la prossima volta. Loro sbagliano. Qualcuno è già stato un parte colpito, diciamo, politicamente, no? Non del tutto. E vabbè, questa è una battaglia, è una battaglia che ci vede. Cioè, sarà da scavare, no? Qualcuno in provincia si è mai occupato qui dove è stata portata la terra di risulta degli scavi? Non è uscita dalla valle, eh? È sempre lì. E quando prima parlavo di un dissesto idrogeologico che è stato fatto in questa valle, se volete ve lo faccio vedere. No, no, nella Valle Armea. No, no, non è a Beusi, non è a Beusi. Qualcuno prima ha parlato della discarica della Cava Bianchi. Io adesso non è che voglia fare quello, anzi io sono l'ultimo. Non l'ho accennato perché doveva essere convogliata e c'era la fiduzione, poi non l'ha fatto. Vabbè, fammi parlare. Io non è solo là che voglia fare quello occulto, anzi sono re degli ignoranti, ma la Costituzione per esempio prevede che ci sia anche una protezione del paesaggio. I calanchi della Cava Bianchi sono stati coperti praticamente con la terra di risulta sempre della spazzatura. Se fossero stati in un altro paese probabilmente sarebbero stati parte di un giro turistico. Noi non li vedremo mai più. Sono stati riempiti valloni qui di terra di porco. Sotto ci sono dei tubi che sono di lamiera. Perché in origine, per quanto ne so io, tutte le autorità con un minimo di ingegno chiedono poi di riportare le acque in superficie. Noi ci abbiamo costruito sopra, sono bombe che se non scoppieranno domani, prima o poi, un tubo di lamiera di zingata, prima o poi marcisce, no? Allora, cioè, questo modo di fare, dicevo prima che non lo dico io, lo dice la Commissione Antimafia, che è molto facile che si annidino delle cose strane dove ci sono i movimenti terra. Bisognerebbe controllare un po' di più, bisognerebbe attivare i controlli che ci sono istituzionali, perché controllassero un po' di più queste cose. Qui non si vede tutto questo. Non è una domanda tecnica. No. Allora, l'unica forza politica che ha votato, perché queste cose qua non sono intransigenti. A favore, ho detto che c'è stata una votazione in provincia due mesi fa. Ho capito, però noi non è arrivato eco. Noi abbiamo dovuto, anzi, il giorno dopo spiegare perché. Siamo stati gli unici che abbiamo votato contro e al piano provinciale e all'accordo di programma fra il comune di Taggia e gli altri comuni della provincia di Imperia. Siamo stati gli unici. Dopodiché metteteci in croce lo stesso, però la realtà è questa, potevamo affrontarlo prima, ma non è che non abbiamo affrontato il discorso dei rifiuti in provincia di Imperia, perché noi ma signora, e poi quando la gente è arrabbiata con qualcuno si deve anche sfogare. No, ma è bene che viene fuori. Però riunioni sui rifiuti l'anno scorso a Taggia, come a Imperia, come delle altre parti, il partito ne ha fatto per così, anzi abbiamo fatto qualche iniziativa pubblica persino. A Bussana non l'abbiamo fatta, ma abbiamo detto in questo momento qua, che è abbastanza centrale in questo momento qua, c'è la festa del Partito Democratico a Bussano, ci era sembrato interessante e intelligente incontrare, e mi pare che il rischio, porca miseria,
mi pare che ci sia giustamente riscontro interesse, e sarebbe stato male non l'avessimo fatto. Più che dirvi che la situazione è quella, che ce la studiamo, che ci stiamo dietro, cerchiamo di limitare al massimo i danni, io sinceramente non mi sento di dire altro, perché sennò vi racconterei le bugie, farei come fanno quelli laggiù che mettono i manifesti 6x3, è cosa che noi non siamo capaci a fare, ma non faremo mai. Bene, se non ci sono altre domande, una domanda. Prego. Grazie. Volevo fare due domande relative invece all'impianto di Colli, quindi non so se può rispondermi poi il dottor Piovani o Riccardo che è in provincia. Premesso che mi ritengo un buon cercatore di documenti, come sa il buon Andrea, volevo sapere, non sono riuscito a trovare, sapendo che l'area di Colli dovrebbe essere acquisita dalla provincia, quindi essere pubblica, chiedemmo in una riunione a Taggia all'assessore Ballestra quando sarebbe stata fatta la perizia per stabilire il valore del terreno che era stata affidata, se non sbaglio, all'Agenzia delle Entrate. Ecco, io sui giornali, nelle mie ricerche non ho più trovato niente, quindi vorrei sapere se si sa qualcosa, cioè se è stata fatta questa perizia. E due, non ho trovato nelle mie ricerche, nell'ambito della procedura di VAS, quello che forse non tutti lo sanno, si chiama scoping, cioè l'incontro con i cittadini, con i portatori di interessi diffusi, cosa che è avvenuto, per esempio, io faccio parte anche di un'associazione che si chiama Sanremo Sostenibile, è avvenuta per esempio pochi giorni fa a Sanremo per il PUC, siamo stati chiamati nell'ambito della procedura di VAS a esprimere la nostra opinione. Anche lì mi ricordo nella riunione a Taggia, nella quale io personalmente chiesi all'assessore Ballestra della provincia quanti incontri prevedevano di fare con la popolazione, lui mi rispose due o tre, forse vediamo. Allora, nei documenti che sono riuscito a reperire io di queste audizioni non ve traccia, è perché non l'ho trovato io o che voi sappiate non sono stati fatti? Allora, per quanto riguarda il valore, la perizia è tuttora in mano all'Agenzia del Demanio, che deve fare una quotazione, ha chiesto del tempo e ha chiesto ulteriori documenti, perché non è una cosa semplice, e quindi, per quanto ne so, almeno fino al mese scorso sicuramente non aveva ancora dato il valore dell'area. Per quanto riguarda la procedura di VAS, è stata gestita dalla regione, c'è stata una fase pubblica in cui appunto si dovevano fare le osservazioni, che è durata 45 giorni come da norma, e non sono pervenute osservazioni, e per cui è l'autorità ambientale che presiede la VAS è la regione, quindi non lo scoping è anche l'incontro con i cittadini, cioè non lo sappiamo, se, non allora c'è stata la pubblicità, no, per carità, chi ha partecipato a Sanremo la settimana fa, mi sembra strano che, voglio dire, per una cosa così importante si attende dai 45 giorni, generalmente si interpellano più della popolazione, queste cose qua. Diciamo che probabilmente era perché era un argomento talmente ormai masticato nel tempo che si è privilegiato di chiudere al più presto la cosa per ridurre i tempi, diciamo, di il transitorio che diventava veramente, rischiava di dilatarsi ancora. Comunque volevo dire che diciamo che il piano si basa su una crescita esponenziale, diciamo, della raccolta differenziata, anche perché l'impianto è un impianto che presuppone questo tipo di scelta a monte, un impianto che vedremo cosa sarà in grado di fare, ma comunque è un impianto molto semplice, dove c'è una prima area di separazione delle parti che possono essere ancora asportate, e poi c'è l'umido nobile, diciamo, che viene messo
in queste botti che digeriscono l'umido e producono biogas. L'inerte viene mischiato con i residui di potatura, con il verde, e si crea questa sorta di prodotto che può essere utilizzato anche in agricoltura. La cosa interessante da scoprire è che anche, ma non in questa agricoltura, magari in qualcun altro, oppure come capi. Casa nostra. No, ma io non dico che lo fa quella ditta. Allora, volevo dire che sì, una cosa che su cui bisognerà riflettere è che tutta la differenziata che viene fatta dalle imprese che faranno la differenziata, si spera, porta a porta, dovrà essere conferita da qualche parte. Non è che te la puoi tenere lì, perché andrà portata, diciamo, in quelle strutture che trattano le materie prime secondarie, si chiamano così, mi pare, no? Ecco, c'è un progetto, combinazione sempre degli stessi imprenditori, proprio su Sanremo ancora, in Val Armea, che dovrebbe gestire questa parte di lavorazione, di recupero dei rifiuti. E un invito che faccio ad Andrea è quello di occuparsene, perché ancora una volta vedrà, diciamo, quella valle che è lì, interessata da queste cose qua. Cioè, oltre a quello che abbiamo già nella speranza, dovrebbe essere questo. Allora, sì, no, è per dire che un po' di novità da questo punto di vista ci sono. Io condivido il discorso che ha fatto Barbagallo, cioè sul non essere polemica al nostro interno, perché io credo che onestamente in questa casa qua qualche mal di pancia ce lo siamo preso, ne cito uno per tutti, poi sulla famosa promenade di riciclage, no? chi vi parla, sono finito processato sui giornali da destra e da sinistra, no? Perché chi diceva che bisognava dalla curia stessa, con cui io peraltro mantenevo ho un buon rapporto, ma ho ritenuto di dover dire dei no, se no oggi avremmo la promenade di riciclaggio. No, poi se vogliamo, no, ci siamo d'accordo, cioè, per cui io personalmente rimando al mittente, cioè poi mi spiace, ma non, cioè qui qualcuno si piglia le sue brave responsabilità. È chiaro che se la gente non ci vota e preferisce votare altri politici che viceversa sono sicuramente meno disponibili a dire dei no, perché guardate che dire dei no, perché poi i no li paghi, tant'è vero che poi magari abbiamo pure perso le elezioni, per cui non è che... Detto questo, io stasera non ho voluto aggiungere questioni relative alle situazioni delle varie ex discariche, che voi sapete ci sono Cavabianchi come discarica di Nerti, piuttosto che la Trasca, che è un problema che verrà a breve, tant'è vero che c'è in questo momento in provincia un progetto per la risistemazione di Trasca, che dovrebbe essere passato, adesso andrò a verificare nei prossimi giorni, e poi c'è il discorso di Ciuvin, dove qualcuno mi sembra di ricordare che abiti vicino, e dove c'è l'impianto, quello a cui faceva riferimento. Rispetto a questa situazione, la situazione è sicuramente in evoluzione, e allora siamo qua per dire che forse non è che siamo così tardi, siamo arrivati così tardi, perché credo che viceversa il discorso di carattere complessivo debba essere tenuto ben presente. Io non so se in sede di VAS, no, sul piano urbanistico comunale, vedi piano regolatore di Sanremo, questi elementi stanno nascendo, ma sappiate che chi vi parla che sul discorso delle discariche e sull'utilizzazione a fini pubblici delle discariche aveva fatto una certa battaglia, perché io sostengo che le ex discariche di Nerti devono essere finalizzate a uso pubblico in una logica di riqualificazione dell'ambiente, e lo avevo detto allora e lo ribadisco adesso e me ne assumo la responsabilità, però credo che ci siano in questo momento una serie di movimenti rispetto a questo. Credo che sentirete a breve alcuni effetti speciali, vediamo, voi sappiate che il Partito Democratico da questo punto di vista
almeno per quanto riguarda noi, ma credo che anche a livello regionale non mancherà l'aiuto, noi cercheremo di portare avanti dei ragionamenti che siano di interesse di carattere generale, che non siano di massacro rispetto a situazioni che hanno già dato abbastanza. Detto questo, è un impegno che prendiamo e cerchiamo di rispettarlo. Ah, ecco, no, una cosa, visto che domenica facciamo un dibattito sulle infrastrutture, mi riservo in quella sede di essere ulteriormente più chiaro. Ma sempre qui e sempre a questo. Dopo domani. Sì, ma sempre a sì, sì, sempre verso le 6:30 viene l'assessore regionale di infrastrutture e faremo qualche accenno anche su queste aree qua che sono abbastanza delicate.